È avvenuta questa mattina a Roma, durante l'udienza del mercoledì nella Sala Nervi, l'incoronazione e la benedizione delle due statue della Madonna della Misericordia, di Sala Consilina e di Teggiano. Numerosi pellegrini partiti dal Vallo di Diano. Ma ascoltiamo le parole di Don Luciano Laperuta, parroco di Sant'Anna e di Sant'Antonio a Sala Consilina, e di Don Giuseppe Puppo, parroco della Cattedrale di Teggiano. Siamo in 150 pellegrini, abbiamo vissuto la bellissima esperienza dell'udienza col Papa, siamo stati in pellegrinaggio per questo anno giubilare della Misericordia e il Papa ci dà delle indicazioni sempre più, l'essere misericordiosi, quando l'uomo incontra con la sua miseria incontra la grazia di Dio, ecco, rinnova la sua vita, e questo penso sia il frutto di questo pellegrinaggio a Roma. Quando si incontra il Santo Padre si incontra sempre, possiamo dire, no, la persona di Cristo. Lui ci dà sempre come garante della fede e della carità, presiede le altre chiese nella carità. È il vicario di Cristo in terra. E per chi crede è insomma realmente una cosa molto ma molto bella, perché ci stimola a risvegliare la nostra vita di fede. Ecco, penso che questa sia la cosa principale. Beh, sicuramente è stata una giornata molto intensa, perché c'è stata l'udienza pontificia, la messa poi alla Traspontina, e quindi è stato veramente molto molto bello, anche perché in due comunità portavamo a benedire le statue, quindi Sala Consilina e Teggiano la Madonna della Misericordia, quindi è stato veramente un grande segnale anche di comunione tra le parrocchie del Vallo. È la seconda volta che incontro da vicino Papa Francesco ed è sempre, ecco, un confrontarsi con una persona umile soprattutto, ma con una grande spiritualità, e quindi è emozionante vedere il pontefice da vicino e percepirne, ecco, anche quelle che sono le sue ansie pastorali, capire dalla sua voce ciò che sta a cuore al suo magistero pontificio. Quindi queste sono le emozioni che si provano, ecco, stando in queste, diciamo, circostanze.